Aversa conquista Cinecittà. I ragazzi della scuola di Curtis in visita ai luoghi che hanno fatto la storia del cinema. Immigrazione e legalità. Un viaggio alla scoperta delle diversità culturali in compagnia di Mario, Quad e Kadiatou. Un salto attraverso lo schermo. Novelle giornalisti alla scoperta della TV. L'inizio di una nuova stagione giornalistica, la di Curtis a Napoli per collaborare con la scuola di giornalismo dell'Università Suor Ursula Benincasa per la realizzazione di servizi giornalistici. Open Day, la scuola si apre alla città e i ragazzi di Totò Web News documentano l'evento. Ciao a tutti e benvenuti alla prima edizione del Totò Web News, il TG della scuola di Curtis di Aversa. Io sono Raffaele. E io Lori. Bene, passiamo subito alla prima notizia. Come avete sentito dalle anticipazioni, alcune classi della nostra scuola sono state ospiti a Cinecittà. A Roma, la fabbrica dei sogni made in Italy ha aperto le sue porte, lasciando scoprire ai ragazzi i segreti del cinema. Ma andiamo al servizio. Cinecittà, Roma, la giornata non è delle migliori, ma niente può fermare 40 ragazzi curiosi di scoprire cosa c'è dietro delle trasmissioni televisive e film che tutti i giorni vediamo da casa. Un viaggio tra la Roma antica, l'Egitto dei faraoni, l'Italia del Medioevo e la New York di fine 800, chilometri macinati senza fatica fino agli studi televisivi che furono teatro dei film di Fellini. Un premio per tanta costanza, assistere alle riprese in diretta del telefilm di Distretto di Polizia 11. La giornata si è chiusa con la visita al Museo Multimediale di Cinecittà, dove i ragazzi hanno passato in rassegna tutti i cimeli dei grandi film realizzati dal 1932 ad oggi. Fantastica giornata allora, e ora torniamo nel nostro territorio. Sì, ci spostiamo a due passi da noi, a Grumorevano, per scoprire la bellezza di conoscere culture diverse dalle nostre. Diamo la linea alla regia. Centro delle diversità, Grumorevano, un piccolo centro urbano che nasconde un enorme tesoro di culture, un posto dove l'accoglienza se la riservano ragazzi provenienti dall'Africa, dall'Asia e dalle Americhe per farti scoprire le loro tradizioni, i loro culti, ma anche le loro difficoltà di immigranti in una terra non sempre così ospitale. Il percorso è iniziato con la presentazione di Fuad e Kadiatou, che ci hanno descritto il loro paese di origine, Marocco e Guinea. Questo è stato utile ad aprire un capitolo sugli stereotipi e sui diritti civili attraverso giochi, role playing e discussioni. Cosa hai capito da questa esperienza al centro delle diversità? Allora, io quello che ho capito è una bella cosa, perché i giovani, come siete voi, avete capito che l'Africa non è un posto deserto dove stanno solo animali, come siete venuti prima a rispondere le domande. E anche noi prima di venire qua in Italia pensavamo che non c'era alberi, la mullistia, c'era solo delle belle cose, una cosa come per esempio per il lavoro, quando vieni immediatamente vai a lavorare o i soldi li prendi come vuoi tu. È una bella cosa e penso che anche voi sarete più aperti ai stranieri che i vecchi di 50 anni. Come ti vedi l'Italia tra 10 anni? Tra 10 anni vedo che l'Italia sarà come l'America dove sarà più 40% di stranieri e 60% di italiani e speriamo che ci sarà anche Obama qua in Italia. Cosa hai capito da questa esperienza al centro delle diversità? Quello che ho capito da questa esperienza è che i bambini che vengono qua vengono con le idee sbagliate, che pensano che gli africani, che l'Africa, diciamo, c'è solo il deserto, i cammelli, che non ci sono le macchine, non ci sono, i bambini non vanno a scuola. E quando noi, diciamo, gli abbiamo fatto vedere i video, le foto, hanno cambiato le loro idee sbagliate. Siamo in onda! Dalla sensibilizzazione sui diritti alla responsabilità che i mass media hanno nella comunicazione quotidiana. Vediamo com'è andata negli studi di Canale 21. Napoli, a due passi dalla Solfatara, la sede principale di una delle emittenti televisive più importanti della Campania.
Nei suoi 30 anni e più di storia, Canale 21 si è occupata di tutto: informazione, cronaca, sport e intrattenimento. Tanta esperienza è stata condivisa con i ragazzi della nostra scuola, che hanno partecipato a tutti i processi che stanno dietro alla realizzazione di un TG. Dalla redazione allo studio televisivo fino al post-produzione e la regia. Un'esperienza per capire quanto è faticoso, ma anche affascinante, fare il giornalista. Bene, Raffaele, prima di passare al nostro ultimo servizio, realizzato tra le aule della De Curtis, vediamo come se la sono cavata i nostri inviati in un luogo dalla storia centenaria. Certo, infatti, andare all'università a 12 anni non è da tutti. Napoli, Corso Vittorio Emanuele, sede dell'Università Suor Orsola Benincasa. Tutto parte dal faccia a faccia con il giornalista Alfredo Ragnese, che racconta la sua esperienza di giornalista e, incalzato dalle domande dei nostri inviati, passa in rassegna tutti gli aspetti di questo mestiere. I ragazzi poi hanno avuto la possibilità di scrivere notizie da fonti ANSA, registrarle e montarle in un TG, breve ma molto singolare. Una volta ci sono stata anch'io in quella scuola, ricordo le scale. Lori, cosa ci aspetta adesso? L'ultimo servizio, i nostri inviati, li hanno realizzato proprio qui. Vediamo com'è andata. La linea di inviati e alla prossima. Come vi sembra questo bellino? Bellissimo, è molto più bello. Potrei sempre che ci sia. Cosa ne pensate dei progetti che abbiamo illustrato in questa scuola? Allora, i progetti sono sempre un arricchimento di questa formativa ed è proprio così. Come vi sembra questo vendetta? Ah, fantastico, molto creativo e ho visto anche tanta collaborazione da parte degli altri. Come vi sembra il vendetta? Non vendetta, ma per me è fondamentale l'attivo dei ragazzi. Come vi sembra le progetti della scuola? Interessanti, molto intelligenti, calzati sui bisogni dei bambini. Bello! Legalità e giustizia! Legalità e vita. Legalità e pace. Legalità e pace. Legalità e amore. Legalità e libertà. Legalità e rispetto. Legalità e vita. Legalità e uguaglianza. Legalità e rispetto. Amore. Amici insieme. Legalità e pace. Legalità e rispetto. Legalità e cooperazione. Collaborazione. Partecipazione. Libertà. Buongiorno, benvenuti all'edizione TG dei ragazzi. Triplice omicidio in Sardegna, per ora senza nome, ecco i particolari della vicenda. Andiamo in servizio. A Villacidro, nel sud della Sardegna, questa mattina sono stati trovati 3 cadaveri in un capannone di un'azienda in crisi. I 3 erano i proprietari della ditta e sono stati uccisi da un solo colpo di fucile. Ancora non è chiaro chi sia il colpevole. Le forze dell'ordine stanno vogliando 2 ipotesi, un regolamento di conti e una vendetta di un ex dipendente. Avete mai assistito ad un furto tra innamorati? È successo a Napoli. Per maggiori informazioni mandiamo in servizio. Pensava di aver trovato l'amore, invece aveva trovato una ladra. Dopo aver trascorso la notte con una 33enne, un uomo la mattina seguente si è accorto che la donna gli aveva rubato la macchina. La donna ha chiesto un riscatto di 1000 euro in cambio della macchina. A questo punto l'uomo ha denunciato la donna e con un escamotage l'ha fatta arrestare. La donna deve adesso rispondere di furto ed estorsione. Questo periodo è quello dei funghi. Molte persone li mangiano, ma bisogna stare attenti alle conseguenze. Vediamo cosa è successo a Taranto. A Taranto una coppia è stata ricoverata per un avvelenamento da funghi. I 2 hanno accusato dolori all'addome e disturbi alla vista e si sono recati all'ASL. Sin da subito i medici hanno preso in considerazione il fatto che si potesse trattare di un'intossicazione. I coniugi, infatti, si erano cibati di una specie velenosa di funghi, raccolta da loro stessi in un bosco. Con questo è tutto, alla prossima edizione!